Diretta qui dagli studi di Recanati, dove stiamo trasmettendo le Marche nel pallone anteprima, questa trasmissione che tutti i venerdì sera vede protagonista un po' tutto il calcio marchigiano, dalla Serie C alla promozione. Nella prima parte abbiamo parlato tantissimo di Ascoli, abbiamo visto il filmato anche della Vispesaro, qui con gli ospiti studio che sono Ivo Sansoni del Settembre Bianconero, uno dei fondatori del Settembre Bianconero. Abbiamo vicino a me anche Mauro Traini, grande dirigente, grande direttore sportivo con tante promozioni in carriera. Abbiamo avuto nella prima parte anche Davide Tentoni, la nostra Antonella Regnicoli, che ha dialogato anche con il giornalista di Altarimini.it Riccardo Giannini per le ultimissime riguardo proprio ad Ascoli Rimini che si giocherà domenica. Angelica, abbiamo qualche messaggio per i nostri ospiti? Sì, da casa chiedono Zeman ad Ascoli, è vero? Per Mauro. Ma io credo che ormai il mister non abbia più tanta voglia. La passione c'è sempre perché lui continua a dirlo ancora adesso. Gli ultimi anni a Pescara sicuramente lo hanno un pochino logorato, quindi in altri momenti sarebbe stato veramente una grande fortuna poterlo avere ad Ascoli, però penso che insomma l'età si comincia anche a far sentire, quindi non credo che sia una strada percorribile. Sempre rimanendo sull'Ascoli, Stefano Carlini è un tifoso dell'Ascoli di Pesaro che viene sempre al Del Duca e ha scritto un bellissimo libro nel 2010 che si intitola Finché morte non ci separi, che tra l'altro è anche lo slogan della campagna abbonamenti dello scorso anno. Ne leggo un breve estratto. In società Roberto Benigni, dopo anni trascorsi dietro le quinte, uscì allo scoperto, rivelando il pacchetto di maggioranza con la conseguente nomina di presidente. Nei vertici dirigenziali veniva attuata la politica dell'ascolanità, ossia era presente una nutrita delegazione di ascolani, come Nardini, Cameli, Romanucci e Squarcia. Tra essi spiccava la premiata ditta Mauro Traini e Massimo Baldi. Quest'ultimo, grazie al suo passato da ultras, sapeva relazionarsi con la tifoseria. Molto disponibile e aperto al dialogo, sapeva mettersi nei nostri panni di tifosi, perché ci è passato anche lui. Non che ne sia uscito da quei panni, per carità, perché ancora oggi il nervosismo gli blocca l'appetito a poche ore di distanza dalle partite del picchio. Ti chiedo, Mauro, qualche ricordo anche su Massimo riguardo a quegli anni? Ma sai, quelli sono stati anni, come dicevo prima, meravigliosi, non bellissimi. E lavorare con tutti gli ascolani, il presidente aveva voluto riportare solo la scolarità ad Ascoli, quindi era una cosa veramente bella. E Massimo Baldi, che era il responsabile dell'area tecnica, uno dei pochi dirigenti onestamente che capisce di calcio, questo lo devo dire. E oltre ad essere un grande amico, un imprenditore importante, sapeva tessere tutte le tele, i rapporti con le altre persone. Quindi abbiamo formato veramente una bellissima coppia dove con i nostri caratteri un po' particolari ci compensavamo molto. Però ripeto, in questo mondo di calcio dove veramente la qualità si va un pochino perdendo, Massimo Baldi era ed è uno dei dirigenti più bravi a livello tecnico calcistico. Sempre riprendendo dal libro, durante il calciomercato venne mantenuta l'ossatura di quella squadra vincente, eppure ci furono tagli dolorosi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Gli appartenenti a quel gruppo non erano semplici giocatori, erano uomini veri, avevano dimostrato un attaccamento ai colori sociali sempre più difficile da notare nel mondo del calcio odierno. Molti di loro si sono perdutamente innamorati dei nostri colori, a tal punto che ancora oggi può capitare di rivedere qualche faccia nota nelle tribune dello stadio del Duca. Sicuramente parole forti che fanno riferimento a una grande squadra che ha appunto anche una grande tifoseria. Lo dicevamo prima con Andrea, con Ivo, Angelica, parlando di quegli anni. Non erano solo dei giocatori forti, noi avevamo una squadra fortissima, ma forte, 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 ma erano anche degli uomini importanti che non dovevi neanche parlare, perché tanto loro sapevano cosa dovevano fare. Era una banda di mattacchioni, perché dobbiamo dire che fuori dal campo erano anche molto allegri, divertenti, simpatici, ma quando si parlava di allenarsi con un allenatore come Beppe Pillon e di divertirsi, veramente, veramente tanta roba. Gente,
che ancora oggi molti si sono sistemati ad Ascoli, e se veniamo ricordati per quel periodo è perché le cose andavano veramente bene e si facevano con criterio. Allora, io inizierei ad aprire la pagina sulla Serie D e quindi coinvolgo la regia per farmi vedere la schermata con il prossimo turno, che si giocherà chiaramente domenica. Chieti, Castelfidardo, Civitanovese, Notaresco, Senigallia, Ancona, Fermana, Isernia, Recanatese, Atletico Ascoli, San Benedettese, L'Aquila, Sora, forse Impronese, Teramo, Avezzano e Termoli, Roma City. E abbiamo in videocollegamento il bomber del Teramo, Luis Galea, che ringrazio di essere ospite qui con noi. Buonasera a tutti, buonasera Andrea, buonasera ragazzi, buonasera Mauro, grande, un bacione grande a tutti là. Ciao Luis. Allora Luis, abbiamo deciso di coinvolgerti innanzitutto perché sei un grandissimo personaggio, hai anche vinto il Grande Fratello in Argentina, se non vado errato, e sei protagonista nel girone chiaramente delle marchigiane, no? Protagonista con la maglia del Teramo, che in estate ha deciso di scommettere, di investire su di te, che hai delle caratteristiche da punta centrale, da grande centravanti, e domenica scorsa hai realizzato un gol contro il Castelfidardo, ovvero una marchigiana. Partiamo proprio da questa gara, che impressione ti ha fatto il Castelfidardo? Guarda, sono sincero, è stata una gara molto particolare perché noi normalmente nelle due partite scorse avevamo creato tantissimo, ma mi sono trovato contro una squadra molto, molto sicura, che non ha rischiato niente, che alla prima occasione che ha avuto veramente ha fatto gol, e poi siamo stati anche bravi noi a pareggiare. Perché secondo me è uno dei campionati più difficili di sempre, questo girone F, quindi siamo stati bravi, stiamo crescendo e sono molto contento di aver approcciato questo momento al Teramo. Domenica uno dei big match, anzi forse il big match numero uno, San Benedettese L'Aquila. L'ho giocato l'anno scorso vestendo la maglia dell'Aquila, veramente una grande partita. Due squadre che sicuramente lotteranno per vincere, quindi sarà una bella sfida, al di là che è molto presto per dire chi vincerà, però sicuramente sarà una grande partita. L'Aquila ce l'ha un giocatore che è il migliore esterno della categoria, che Vanega, quindi sicuramente dipenderà da lui la partita, secondo me. Teramo è una città appassionata, una città che vive di calcio, a livelli comunque di Ascoli, possiamo dire. Che ambizioni ci sono quest'anno? Guarda Andrea, sinceramente mi avevano parlato molto del Teramo l'anno scorso, che stavo vicino, ma mi sono sorpreso, sono rimasto veramente molto sorpreso della quantità di gente che viene a vedere, del supporto, Eppure in strada ti salutano, ci tengono tantissimo, ma tantissimo, venivano pure amichevoli 10 la mattina. La verità è che c'è tantissima passione, io che sono argentino sono contento di questo, e le ambizioni sono tante perché la gente ci tiene, ti spinge, quindi tu devi lottare sempre per vincere. Sono fiducioso, ci abbiamo dei under forti, quindi speriamo di fare bene. Luis, l'ultima domanda su due derby marchigiani della prossima settimana, cioè ovvero di domenica, Recanatese-Atletico Ascoli, con la Recanatese che ha out sia Federico Melchiorri in attacco e molto probabilmente anche in difesa Edoardo Ferrante, e l'altra grande sfida di domenica tra marchigiani, Vigor Senigallia-Ancona. Ti chiedo un commento su queste due gare. Guarda, sulla prima partita Recanati-Ascoli penso che sarà una partita molto equilibrata perché la Recanatese deve fare punti, l'Ascoli ha perso l'ultima partita, giocano tutti e due bene, l'Ascoli dall'anno scorso sta fa molto bene, quindi sicuramente sarà una partita molto equilibrata. E poi l'altra partita sempre equilibrata, l'Ancona ha perso una partita molto, secondo me, che non meritava contro il Chieti, però va bene, saranno due sfide molto importanti che saranno belle da vedere sicuramente. Luis, io ti ringrazio, ti faccio un grande in bocca al lupo per essere stato con noi anche in un'ora tarda, e quest'anno sicuramente ci sarà una doppia cifra per te, vero? E speriamo, prego Dio,
ci credo tanto in me, la verità che il girone F mi fa bene. E niente, lasciami salutare Mauro là, che è un gran direttore, a tutti quanti che credono in me, a tutto Teramo, e speriamo di fare bene e ci vediamo presto là. Luis, ti abbraccio sempre, anche se a dicembre quando ci siamo sentiti volevo portarti con me, però tu hai preferito andare a casa tua nuovamente, ma sai che ho grande stima, perché sei un ragazzo che merita tanto. Tanto lavoreremo insieme prima o poi, ti abbraccio forte. Va bene, un bacione grande, ciao Mauro, ciao Luis, grazie della partecipazione. Ciao Luis. Colgo l'occasione, parliamo di Serie D. Ivo, sei tifosissimo dell'Ascoli, lo abbiamo capito. C'è una squadra però in Serie D che è l'Atletico Ascoli. Che tipo di squadra è e che campionato può fare secondo te? Ma io ho visto qualche partito l'anno scorso l'Atletico Ascoli, ho visto San Benedettese Ascoli, Atletico Ascoli San Benedettese quest'anno. Ha un allenatore secondo me molto bravo. È una squadra ordinata e penso che si possa salvare in tranquillità, poi anche se da quello che sento hanno qualche ambizione in più di quella dell'anno scorso. Però a me mi è sembrata una bella... Hanno perso, secondo me, immeritatamente con la Fermana, perché era una partita tranquillamente da pareggio. Vado a vedere l'Atletico Ascoli ogni tanto quando posso, con molta simpatia. Mauro, un commento, un giudizio un po' su questo girone, che quest'anno è davvero bello, con 9 formazioni marchigiane? Sì, secondo me è salito molto qualitativamente rispetto all'anno scorso che lottavano in 2-3. Quest'anno ci sono diverse squadre, l'Aquila si è rinforzata ancora, quindi sarà la squadra da battere anche quest'anno. Mi sta meravigliando molto, ma è una società seria, quindi organizzata bene. Adesso è lì davanti, spero che lo rimanga il più possibile, che è la Forza Impronese, che ha un bravissimo tecnico. È una società gestita in maniera molto oculata. La San Benedettese ovviamente lotterà fino alla fine, come giustamente sono le proprie ambizioni. L'Atletico Ascoli è una società molto solida, sta facendo dei piccoli passetti, quindi sicuramente farà un buon campionato. Darei un'occhiata molto importante, perché la nuova proprietà del Chieti è una proprietà importante, stanno acquisendo giocatori di categoria superiore, molto interessanti, hanno già una squadra buona. Quella che mi meraviglia, il Senigallia ha fatto un buon campionato anche lo scorso anno, quindi voglio dire, l'Ancona è un pochino in corsa, quindi bisogna aspettarlo un po' per vedere cosa veramente potrà dire. E mi dispiace vedere la Recanatese in quel posto, ma sono certo che a breve, con la qualità che ha dei calciatori e la serietà della società, sicuramente riuscirà a risalire un po' di posti in classifica. Campionato molto difficile e in dubbio fino alla fine. Allora, noi scendiamo di categoria e cominciamo a parlare di eccellenza. Mercoledì c'è stata la gara di Coppa tra il Montegranaro e il Tolentino. Andiamo a vedere il servizio. Termina con la festa del Tolentino con i suoi tifosi giunti al San Francesco di Trodica. I cremi si bissano il successo dell'andata e con lo stesso punteggio superano all'inglese il Montegranaro grazie alle reti di Naddeo nel primo tempo e di Tomassetti nella ripresa. In virtù di questo risultato il Tolentino si regala l'accesso ai quarti di finale, dove i cremisi se la vedranno con il Monturano Campiglione, con l'andata che si giocherà mercoledì prossimo al Della Vittoria e il ritorno il 16 ottobre in terra fermana. Vittoria e passaggio del turno meritato per la squadra di Passarini, che ha interpretato ottimamente il match, mostrando grande maturità nella gestione del risultato e mettendo in pratica delle ottime trame di gioco, creando tante occasioni da gol, col risultato finale che poteva essere anche più largo in favore dei cremisi. Sull'altra sponda, dopo essere arrivato in semifinale nella scorsa stagione, saluta subito la competizione un volenteroso e generoso Montegranaro, che paga a caro prezzo la partita e il risultato di andata. Andiamo alla cronaca del match. Montegranaro al via con un ampio turnover, con Mengo che opta per 7 cambi nell'11 titolari rispetto alla gara di campionato contro l'Alma Juventus Fano e lascia a casa Stortini, Mangiacapri, Alidori, Iallo, Mancini, Tonuzzi e l'infortunato Pigini. Dall'altra parte il Tolentino deve fare a meno di Capezzani e Cicconetti, con Passarini che lascia a riposo Badiali e lancia dal primo minuto il classe 2006 Manna in mezzo al campo e Naddeo nel reparto offensivo. La prima grande chance della gara, dopo 8 giri di lancetta, è di Marca Cremisi. Cross dalla sinistra di Tomassetti e colpo di testa di Capitan Tizzi, con la palla che sfila di poco sul fondo.
Trascorrono 3 minuti ed è ancora il Tolentino a minacciare la porta di Cannella, con Naddeo che si ritaglia in area di rigore lo spazio per calciare, ma la sua conclusione trova i guantoni dell'estremo difensore giallo-blu. Al 18esimo il Tolentino passa in vantaggio, Moscati vince il duello fisico con Juvalè e poi apre splendidamente per Naddeo che da dentro l'area di rigore lascia partire una precisa conclusione a giro che non lascia scampo a Cannella per la rete che vale l'1-0 e la sua prima gioia è maglia cremisi. Poco dopo la mezz'ora da segnalare un'occasione per parte, prima per gli ospiti Andrei Salvucci da posizione invidiabile calcio alto sopra la traversa, poi è il turno del Montegranaro con Perpe Pai che approfitta di un errore di Barillaro ma la sua conclusione trova la risposta di un attento Palazzo. Al 42esimo il Tolentino va a centimetri dal raddoppio, ottimo spunto di Naddeo che serve poi in area di rigore Moscati il cui diagonale sibila il palo alla sinistra di Cannella e senza ulteriori emozioni si va a riposo con i cremisi in vantaggio. Nella ripresa per vedere la prima chance bisogna attendere l'11esimo. Andrei Salvucci se ne va sull'out di destra, poi serve la corrente Lovotti che dal limite dell'area di rigore apre il piattone di prima intenzione con il suo tracciante che si perde di poco alto sopra la traversa. Sul ribaltamento di fronte ci provano anche i locali con il giovane Diego Torricini la cui conclusione si spegne di poco al lato. Poco dopo il quarto d'ora ancora i cremisi pericolosissimi con Lovotti il cui diagonale deviato fa la barba al palo. Ma è il preludio al raddoppio del Tolentino che arriva al 19esimo, corner dalla destra di Tizzi con la palla che arriva sul secondo palo a Tomassetti che con un tocco di giustezza batte Cannella per il 2-0. Poco dopo la mezz'ora si riaffaccia in avanti con pericolosità il Montegranaro con Palmieri che fa tutto bene in area di rigore ma poi pecca di precisione e lucidità nella conclusione. Al 41esimo ci prova ancora Palmieri per i locali ma la sua conclusione anche questa volta non c'entra il bersaglio grosso. La gara non offre ulteriori emozioni fino al triplice fischio finale del direttore di gara che sancisce vittoria e passaggio del turno del Tolentino. Un generoso e volenteroso Montegranaro però avete pagato un po' a caro prezzo la partita di andata, oggi è stato tutto un po' più difficile soprattutto dopo il gol di Naddeo a inizio primo tempo. Sì, è stata una partita sicuramente nelle due confronti Tolentino ha meritato il passaggio, noi abbiamo fatto tantissimi errori sia l'andata che oggi, però siamo ancora all'inizio, dobbiamo lavorare tanto, migliorarci tanto sia sotto il profilo mentale e tattico, però ripeto sono abbastanza soddisfatto perché hanno giocato tanti ragazzi che in campionato hanno giocato poco, li possiamo valutare e sotto questo profilo qui sono molto soddisfatto perché possiamo contare anche su ragazzi anche di piccola età ma che possono stare tranquillamente in questa categoria. Ecco, una settimana dispendiosa, infatti come ha detto lei abbiamo visto oggi tante rotazioni, ora domenica vi aspetta un'altra partita difficile in trasferta a Macerata, avrete pochi giorni per prepararla. Sì, beh, noi oggi abbiamo preparato questa partita qui di Coppa Italia perché tutto sommato noi ci tenevamo, siamo usciti perché è stato più bravo, ripeto, Tolentino. Un'ultima, la condizione un po' degli infortunati, abbiamo visto Piccini che è fuori infortunato, abbiamo anche Tonuzzi che domenica insomma ha preso una botta, sono recuperati per la partita di domenica? Ma questo non lo so, adesso vedremo in questi giorni. Abbiamo anche altri ragazzi che oggi abbiamo fatto giocare per dargli minutaggio e adesso domani valuteremo le condizioni dei ragazzi, però ripeto dobbiamo lavorare tantissimo soprattutto sulla mentalità che per il resto secondo me stiamo a buon punto. Dovevamo ancora un po' dimostrare perché comunque quando perdi in casa il morale non era altissimo, però ho chiesto soprattutto di alzare il livello tecnico perché in un campo del genere era necessario tenere palla e comunque provarci sempre, l'hanno fatto i ragazzi, direi che abbiamo fatto una buonissima prova, l'unico neo negativo è che dovevamo capitalizzare un po' di più le occasioni e le possibilità che abbiamo avuto. Ora un tour di forze, no? Vi aspetta, domenica avete la trasferta a Fabriano in campionato e poi la prossima settimana subito l'andata dei quarti di finale Coppa Italia contro il Monturano, no? Due partite direi molto importanti, no? Per il Tolentino. Sì, sono tutte importanti le partite per noi come per tutti, e adesso subito testa a Fabriano. E dunque torniamo in studio, abbiamo visto le immagini di questa gara di Coppa che è stata recuperata mercoledì a Trodica tra il Montegranaro e il Tolentino, Tolentino che va avanti nella competizione. Pregherei adesso la regia invece di farci vedere la schermata con il prossimo turno del torneo di eccellenza, domenica gare del prossimo turno in diretta, ricordo, su TVRS K Sport Montecchio Montefano, mentre le altre sfide saranno Alma Juventus Fano, Urbania, Chiesa Nuova, San Giustese
Pugliese, Fabriano Cerreto, Tolentino, Maceratese, Montegranaro, Monturano, Atletico Mariner, Osimana, Urbino e Portuali Dorica, Matelica, gara che, ricordo, si giocherà al Del Conero di Ancona. Andiamo avanti con la promozione Girone A, sempre con il prossimo turno nel weekend tra domani e domenica. Ricordo che domani invece saremo presenti a Sassoferrato per la diretta a partire dalle 15.30 di Sassoferrato Genga Marina, un big match del Girone A del torneo di promozione. Le altre sfide saranno Appignanese Fermignanese, Barbara Monserra Lunano, Biagio Nazaro Jesina, Sant'Orso Moglie Vallesina, come detto Sassoferrato Marina, Villa San Martino Tavuglia, Vigor Castelfidardo Pergolese e Bismara Gabice Gradara. Chiudiamo con la promozione Girone B il prossimo turno: Azzurra Colli Corridonia, Azzurra San Benedetto San Giorgese, Casette Verdini, Monticelli, Cluentina, Aurora Treia, Elpidense Cascinare, Palmense, Grotta Mare, Trodica, Monte Giorgio, Vigor, Monte Cosaro e Settempeda, Porto Sant'Elpidio. E proprio sul Porto Sant'Elpidio io pregherei la regia di mandare in onda il servizio della scorsa partita, il derby tra il Porto Sant'Elpidio e l'Elpidense Cascinare, gara che è terminata 4-0. Vediamo il servizio. Non conosce ostacoli il Porto Sant'Elpidio, che porta a casa la terza vittoria consecutiva e resta in cima alla classifica insieme al Trodica. Un successo che vale doppio perché arriva nel derby contro i cugini dell'Elpidiense Cascinare. Dopo una prima mezz'ora di equilibrio sono i padroni di casa a mettere la freccia al 33esimo con Macchini, uno dei migliori, a mettere in rete al termine di un'azione insistita dei locali. Da qui in poi un monologo della squadra allenata da Andrea Mengoni. Il Porto Sant'Elpidio continua a spingere, solo un super tomba dice no al raddoppio di Islami. Al 45esimo però il portiere ospite non può nulla sul colpo di testa di Trombetta, che porta avanti 2-0 al riposo i padroni di casa. Ad inizio ripresa rigore per il Porto Sant'Elpidio con Panichi che conquista e poi realizza dal dischetto al minuto 3. Il Porto Sant'Elpidio nel finale chiude la pratica con il rigore trasformato da Zira, che mette la parola fine alla sfida e regala i 3 punti ai ragazzi di Mengoni. Nel dopogara abbiamo ascoltato la voce dei protagonisti. Mister Cannoni dell'Elpidiense Cascinare, allora mister, una doppia partita possiamo dire. Fino alla mezz'ora un'ottima Elpidiense, buonissima Elpidiense, gara equilibratissima. Poi cosa è successo? È successo che abbiamo regalato 2 gol all'avversario. Siamo partiti bene, stavamo messi bene in campo, siamo stati i primi ad andare vicino al vantaggio e purtroppo li abbiamo sbagliati. Poi alle prime occasioni dove la squadra avversaria ha avuto le loro opportunità, noi siamo stati un po' leggeri regalando 2 gol. Dopodiché devo dire che c'è state le due facce. Il secondo tempo hanno strameritato, ci hanno messo sotto, stavano meglio fisicamente e tatticamente e quindi mi sembra che il risultato parli da sé. È giustissimo. Guardiamo la prima parte, no? Quella più positiva. Nella prima mezz'ora avete creato delle occasioni, avete dimostrato di avere comunque una buona squadra. Questo ti ringrazio. Alla base di tutto noi puntiamo alla salvezza, quindi non sono queste le partite, anche se dobbiamo prendere dei punti. Diciamo che noi eravamo partiti molto bene e molto bene messi in campo, infatti l'avevamo preparata bene la partita. E purtroppo, sai, gli episodi condizionano le partite. Se tu vai in vantaggio costringe l'altra squadra a aprirsi e tu puoi ripartire. In questa maniera non l'abbiamo fatto e poi ho detto abbiamo subito e è andata così. Hai un'ottima squadra, perché è inutile negarlo, no? Giocatori come Pettinari in porta, Smerilli, Trombetta a centrocampo, Islami, Bracalente, Zira, però state avendo piano piano la sensazione di essere squadra. Ma è quello che è successo con questi ragazzi, perché sì, è vero che abbiamo giocatori importanti, ma sono anche tanti tanto giovani. Faccio esempio di Panichi 2003, Amici 2004, quindi abbiamo fatto questa squadra dall'inizio con la società perché volevamo gente che ancora voleva qualcosa nel calcio, quindi dove possiamo anche, ecco, dove ci può essere anche la mia impronta un po', quindi per crescere e migliorarli, perché comunque hanno anche una mentalità diversa, perché sono più giovani, hanno voglia di imparare. E questo è quello che è stato il nostro progetto. La società, da quando sono arrivato qua, mi ha dato piena fiducia e spero di ripagargliela col campo. Però i ragazzi sono eccezionali, ma erano discorsi che io ho portato sin dall'inizio con loro. Volevo questo tipo di ragazzo. 3 partite, 9 punti, un inizio stellare. Sì, no, godiamoci questo momento, ma è lungo il campionato. Sappiamo che ci sono squadre attrezzatissime e che hanno speso anche giusto e quindi noi pensiamo partita per partita, puntiamo il nostro gioco con la nostra intensità, con il nostro gruppo, che è quello che conta.
Torniamo dunque in studio dopo aver visto le immagini di questo derby tra il Porto Sant'Elpidio e l'Elpidiense Cascinare. Ricordo che in promozione nel girone B c'è una coppia in vetta, ovvero proprio la formazione di Andrea Mengoni e il Trodica, 3 su 3 per entrambe le squadre, quindi 9 punti in classifica dopo 3 giornate. Angelica, c'è qualche messaggio per i nostri ospiti? Sì, Francesco da Ascoli scrive: saluti ai grandi Ivo e Mauro. E poi si rivolge a Mauro e gli dice: aspetto ancora che mi porti a lavorare con te. Ah, quindi ho capito chi è. Beh, se tornerò ad Ascoli, io te l'ho già promesso, ti porto con me, ti faccio fare almeno un servitore, sicuramente. Ciao Francesco. Allora, torniamo a parlare di Ascoli, perché come detto, la notizia della giornata l'abbiamo approfondita maggiormente nella prima parte, è l'esonero di mister Carrera, ma noi vogliamo mandare un estratto di un'intervista al direttore sportivo Righi alla fine del mercato a fine agosto. Pregherei la regia di mandare in onda questo estratto. Non sono fatto così. Io, se vuoi, alla fine mercato e dopo un paio di settimane del mese di settembre ti dico dove arriviamo. Oggi racconterei una cosa che non corrisponde a verità e qualsiasi risposta dopo potrebbe essere percepita o come una presa in giro o come un tentativo di fare il piangina o costruire alibi. Io non voglio alibi per me stesso, non concedo alibi a nessuno, quindi non ti riesco a dare una risposta. Mi verrebbe da dirti genericamente fare un buon campionato, ma è talmente poco saporita come risposta che non te la do. Io ti dico, il mio obiettivo oggi è costruire una squadra che abbia un'identità forte e precisa. Non è stato confermato Marco, è il mister. Cioè, è stato confermato. C'aveva un contratto. È stata confermata la fiducia. Ho incontrato 4 volte l'allenatore, ho viaggiato come un pazzo per andare a incontrarlo. Ci siamo parlati 4 volte, c'era la possibilità di cambiare l'allenatore. Però no, faccio finire. Ok, però se mi sono un'incertezza ti devo fermare. Altrimenti il gioco non funziona. No, perché mi vuoi portare dove vuoi te, voglio risponderti sulle cose concrete. Io faccio la domanda, ma completo, poi lei risponde. La domanda è questa. Il direttore sportivo di solito sceglie l'allenatore. Noi avevamo un allenatore che è stato tra i protagonisti in negativo, anche se ci ha messo il massimo impegno, della retrocessione. La domanda è: ha trovato in Massimo Carrera totale sintonia da un punto di vista tecnico, tattico, umano, professionale, per provare a risalire la china in Serie C? Quindi è un allenatore che lei totalmente condivide e per ripartire in questo progetto? Sarebbe stato esonerato se non fosse così. Ho parlato 4 volte con questa persona. Se non avessi visto in lui le cose che mi interessano, sarebbe stato esonerato a seduta stante. È una grande occasione per me questa, non mi metto a fare carità o elemosina tecniche. Mi gioco tutto e me lo gioco con le armi che voglio giocare e voglio usare io. Torniamo dunque in studio, coinvolgo Mauro, siamo nel rush finale della trasmissione. Un commento a questa intervista post notizia odierna, ovvero dell'esonero poi di Carrera, e l'ultima domanda, torneresti ad Ascoli? Beh, io penso, l'ho detto nelle ultime parole il direttore, è una grande opportunità, cioè voglio dire, Ascoli non si rifiuta nemmeno per scherzo, tantomeno io che ci sono cresciuto e ho fatto tutta la traversa di tutti i ruoli, quindi per carità di Dio, sarei prontissimo, vivo ad Ascoli, per tornare e dare una mano all'Ascoli, assolutamente. La cosa che mi ha colpito, la metto sotto forma di battuta, è il fatto che il direttore abbia detto che lui, dopo aver fatto 4 viaggi, ha capito che potesse essere l'allenatore giusto per la risalita. Io dico che forse doveva farsi qualche viaggio in più, perché non sono bastati 4 viaggi, ma soprattutto perché doveva stare un pochino più attento, perché la nostra è una tifoseria dal palato fine e doveva capire che dopo la retrocessione dello scorso anno, dove nessuno degli allenatori ci ha messo qualcosa, forse ripartire con lo stesso allenatore sarebbe stato un rischio. Forse il Righi non lo ha valutato bene questo rischio, però adesso pensiamo ad andare avanti e pensiamo a cercare di fare le cose per bene, questa è la cosa più importante. Allora, noi siamo in chiusura, una battuta rapidissima con Ivo, domani è una giornata importante, ti faccio un grande in bocca al lupo. Grazie, grazie. Tutti in Piazza del Popolo. Ah, ricorda l'orario per chi si fosse... Ore 21 in piazza, alle 18 al Duomo c'è la messa in ricordo di tutti gli amici scomparsi.
Io ringrazio Angelica per aver partecipato. Grazie Andrea, un saluto a tutti. Ovviamente un grande saluto anche a Mauro Traini. Grazie, buonasera a tutti. E di nuovo a te Ivo. Grazie, forza Picchio. Ringrazio io inoltre Antonella Regnicoli che è stata grande protagonista nella prima parte e ringrazio tutti gli ospiti che si sono videocollegati per questo appuntamento con le Marche nel pallone. Anteprima, la programmazione calcistica sportiva di TVRS prosegue domani, come detto, da Sassoferrato, gara alle 15.30 in diretta Sassoferrato contro Marina, domenica invece a Montecchio, K-Sport Montecchio-Montefano e la sera chiaramente a partire dalle 21 le Marche nel pallone in diretta sempre qui da Recanati. A me non resta che augurarvi una cordiale buona serata e arrivederci a venerdì prossimo.